il momento di andarci a sentire le dichiarazioni del match winner, dell'uomo partita, Michele Maurusso, che ha segnato, come detto, il gol che ha sancito la vittoria della Robur. Sentiamoci Maurusso. Sì, è stata una gioia veramente incredibile, perché comunque abbiamo segnato negli ultimi minuti. Abbiamo fatto una partita bella come al solito e per fortuna sono arrivati 3 punti, meno male. Siamo molto contenti tutti. Senti, quando sei entrato sembrava quasi che tu volessi fare tutto da solo, perché cantavi e portavi la croce, forse anche troppo. Sì, infatti devo migliorare un po' su sta cosa, lo so, però ho detto l'importante è che la partita è stata vinta, l'unica cosa che contava oggi era vincere e portare i 3 punti a casa e passare una settimana tutti tranquilli pensando già alla prossima partita. Poi se fai gol così puoi far come ti pare. Ah, sono contento di aver fatto sto gol, perché comunque, ripeto, non era facile la partita, perché l'abbiamo preparata tutta la settimana. Il mister ci ha detto che la partita era molto difficile, per Piacenza è una squadra molto difficile, quindi eravamo consapevoli che era una partita difficile. Te la sentivi? Me lo sentivo, sì, è stata una cosa che me la sono sognata, più che altro da mia mamma, quindi non l'ho voluto dire a nessuno. L'ho sognato sta cosa che segnavo negli ultimi minuti, ma è arrivata veramente, quindi ci credo a queste cose. La dedica la faccio soprattutto a mia mamma, perché è la persona più importante della mia vita, alla mia famiglia, alla società, ai tifosi, ai miei compagni di squadra, che è un gruppo veramente fantastico, mi trovo veramente bene con tutti. No, quello di stare insomma in cima a testa alla classifica, in ambietta, che ora A questo momento ce lo godiamo, però il campionato è ancora lungo, ci saranno partite tutte difficili per noi, perché comunque siamo il Siena, una delle società più importanti della Lega Pro, quindi chi gioca contro di noi dà sempre di più. Il Siena è anche una squadra che ha dimostrato di saper cambiare modulo anche dentro la partita. Tu dov'è che ti trovi meglio? Ma io diciamo che all'esterno mi trovo meglio, però trequartista, seconda punta, mi sto ambientando molto bene col mister, perché mi fa capire tutti i movimenti, durante la settimana mi fa lavorare tanto, anche dopo finito l'allenamento mi dà sempre un sacco di consigli il mister, quindi mi adatto, non è un problema. Per Viterbo ti aspetti la maglia titolare? Ma non lo so ancora, è ancora presto, devo lavorare sempre al massimo e dare risposte al mister. Sarà difficile, non lo so, facile, però rispetto alle decisioni del mister. Non ha segnato, ma ci è andato vicino in 2 occasioni. Nella prima ha sbagliato lui e ne ha parlato in conferenza stampa, nella seconda invece è stato bravo il portiere ospite Gori. Stiamo parlando di Danilo Boulevardi, partita di sostanza, di corsa, di dinamismo, la solita dell'ex giocatore del Teramo e del Pescara, che ha parlato in conferenza stampa. Ce lo sentiamo. Partita molto sofferta, perché devo dire che loro sono una squadra organizzata e molto anche fisica, e ci pressavano su tutti i palloni, e non era facile fare gol, perché loro stavano sempre tutti compatti, tutti chiusi, quindi cioè, dal punto di vista comunque posso parlare caratteriale, la squadra ha dimostrato di avere veramente gli attributi. Quindi sono contento pure che è arrivata la vittoria. E questo. L'azione dopo 2 minuti il pallone è arrivato un po' troppo forte. No, l'ho vista all'ultimo, però potevo fare di più. Sono arrivato, appena l'ho vista lì, ho messo subito il piede e si è alzata la palla, perché mi è arrivata di controbalzo. Invece nell'occasione successiva ha rialciato veramente bene, è stato bravo il portiere. Su
sfortunato, il portiere è stato bravo, faccio complimenti perché ha fatto pure una bella parata, infatti pensavo che anche quando la parava poi magari se la buttava un po' dentro, però non è andata così. Ringrazio Emma Usso, Michelino, che se lo merita per tutto quello che sta facendo, perché è un ragazzo eccezionale e sono contentissimo per lui che ha fatto gol e abbiamo portato 3 punti fondamentali a casa. Queste vittorie così all'ultimo tuffo sono un po' anche un segnale secondo me per il campionato? Ma un segnale no, dobbiamo rimanere sempre coi piedi per terra, però dico che la qualità che c'è questa squadra è che non molla mai, cioè, ci crede sempre fino all'ultimo, sempre voglia di vincere. E questo è lo spirito che ci contraddistingue un po' per adesso. Dobbiamo continuare così, sempre sul pezzo, con questa grinta, con questa voglia di vincere le partite. Poi piano piano speriamo di vincerne sempre di più. 4 partite in 13 giorni, 10 punti. Adesso c'è la possibilità di rifiatare un po', no? Al di là di 2 giorni liberi, comunque 9 giorni per preparare... Dico che sono state 2 settimane dove ci siamo concentrati particolarmente perché sapevamo che avevamo queste partite e siamo sempre stati sul pezzo, sempre allenarci al 3000 e cioè, si vede un po' comunque il mister pure è stato bravo a gestire un po' tutti i miei compagni, tutta la squadra, e quindi siamo arrivati pronti. Sono contento che abbiamo fatto questi punti perché per come ci stiamo allenando, per come ci troviamo noi, penso che ce lo meritiamo. Quali sono i margini di crescita sia collettivi che individuali? Perché non mi dire che può ancora crescere fisicamente, che corri tutti i 90 minuti. Sì, ma io non mi accontento mai, io cerco sempre di migliorare, perché sono un tipo ambizioso e voglio a tutti i costi provare a fare qualcosa di importante nella mia vita. E comunque collettivamente penso che la squadra e piano piano sta comunque cercando di compattarsi ancora di più, di unirsi ancora di più e, sperando di riuscire magari già a capirci ancora di più, avere più unione tra di noi e continuare su questa strada. Questo fine settimana seguirà le altre partite o non te ne frega? No, sono sincero, non, mo, 2 giorni dopo una settimana, 2 giorni di relax, poi martedì si ricomincia, lunedì si ricomincia pensando subito alla prossima partita che sicuramente dopo queste vittorie ci deve dare ancora più morale, più voglia di fare bene perché quando c'è tutto questo entusiasmo, tutta questa cosa, è meglio tenerselo stretto, continuare sempre così. Questo era l'ultimo contributo dallo stadio Artemio Franchi. Ricordo il risultato finale: Siena batte Pro Piacenza 1-0. Siena che adesso si concede 2 giorni di relax, poi tornerà lunedì di nuovo in campo per preparare una trasferta complicata contro la Viterbese, che ha cambiato allenatore, ha esonerato Valerio Bertotto, però occupa comunque momentaneamente il 3º posto. Sarà un altro big match, tra l'altro serale, si gioca alle 20:30 allo stadio di Viterbo. Il Siena può rifiatare dopo questo mini tour de force di 4 partite in 13 giorni e soprattutto lo farà godendosi le partite di domenica da spettatore e poi godendosi questa ulteriore settimana da capolista. È davvero tutto dall'Artemio Franchi, grazie a Giulio Crocini, grazie a voi per averci seguito. Noi ci vediamo martedì prossimo con Studio Robur. Una buona serata su Canale 3.